Buongiorno a tutti e bentornati con diciamo, le puntate di Sottosopra dedicate agli approfondimenti su tecnologia e società. Oggi affronteremo un tema un po' insolito che riguarda un po' la metodologia con cui guardiamo al presente e soprattutto al futuro delle nostre vite. E in particolare lo faremo col professor Roberto Poli, che innanzitutto ringrazio di essere qui con noi oggi. E Grazie a voi per l'invito. Roberto Poli è professore di filosofia morale presso l'Università di Trento, dove insegna previsione sociale e coordina il centro di ricerca Social Foresight. È titolare della cattedra UNESCO in sistemi anticipatori, è membro della World Future Studies Federation e del comitato scientifico della Nicolai Hartmann Society. È studioso di sistemi complessi e dei livelli di realtà e ha dedicato le sue ricerche all'esame dei fondamenti tecnici dei future studies, che poi diciamo, faremo anche spiegare brevemente di cosa trattano, e alla teoria anche dei sistemi anticipativi, privilegiando l'applicazione in ambito di previsione sociale. È inoltre membro del comitato editoriale di European Journal of Future Research. E tra le sue numerose pubblicazioni, sia in lingua italiana che in lingua inglese, segnaliamo in particolare penso il suo ultimo libro uscito in italiano, Lavorare con il futuro, idee e strumenti per governare l'incertezza, edito dalla casa editrice Egea dell'Università Bocconi. Ecco, professore, ancora grazie per essere con noi. Volevo chiederle prima di tutto, un po' per rompere il ghiaccio, che cosa significa di preciso studiare il futuro? Avrà mica per caso una sfera di cristallo che l'aiuta in questo? Allora, mi permetta prima una microscopica precisazione. Sono professore di filosofia della scienza, non di etica, nulla di male ovviamente, però semplicemente appartengo a un altro recinto. Allora, studiare il futuro. Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, ovviamente non leggiamo l'interiore dei polli e non facciamo nulla di queste peraltro interessantissime attività. Il punto fondamentale è capire perché? Perché qualcuno, noi ma tanti altri, pensano che è importante lavorare con il futuro. Attenzione alle parole perché sono importanti. Cioè, quando noi ci occupiamo di futuro, non lo facciamo solo, ad esempio, dal punto di vista del pensare, dell'immaginare, dell'intuire futuri possibili. Io non sono uno scrittore. Non devo raccontare una storia. Io lavoro con il futuro nello stesso modo in cui un idraulico lavora con i tubi. Cioè, ci lavoro in maniera concreta. Noi lavoriamo con il futuro per prendere decisioni. Ecco, questo è il nodo fondamentale. Si guarda avanti per capire come le cose potrebbero cambiare, quindi non come cambieranno. Perché l'idea del dire cambieranno in questo modo suggerisce che c'è un unico futuro, un'unica strada. No, quello che noi facciamo invece è lavorare con molti futuri, cioè con i diversi modi in cui le cose possono cambiare. E se capiamo questo, se abbiamo un'idea delle diverse direzioni che le cose possono prendere, riusciamo, tornando all'oggi, tornando al momento presente, a prendere delle decisioni migliori. Il punto fondamentale è capire perché adesso sta diventando fondamentale fare questo lavoro, cosa che magari non era altrettanto importante fare 30, 40, 50 o 100 anni fa. Il punto non è che ci sono tanti cambiamenti. Se qualcuno dice noi viviamo in un'epoca di cambiamenti, non dice assolutamente nulla di significativo. Ma provate a pensarci un attimo. Siete in grado di trovare un periodo nella storia dell'umanità in cui non ci siano stati cambiamenti? I cambiamenti sono la norma. Certo, ovviamente ci sono stati dei periodi più vivaci e dei periodi più sonnolenti, va bene, ma i cambiamenti ci sono sempre stati. Quindi non è questo l'elemento che suggerisce che servono nuovi strumenti. Casomai, il problema è che questi cambiamenti che stanno avvenendo oggi sono sempre più veloci. E
è l'accelerazione dei cambiamenti, quel fattore che richiede di dotarsi di nuova strumentazione. Quindi se capiamo questo, cioè se capiamo che il nodo fondamentale non è tanto il fatto che le cose cambiano, ma che cambiano con una velocità superiore alla capacità delle persone, e può essere sia la normale persona che incontriamo per strada, sia il più grande decisore, di capire dove stanno andando le cose. Questo è il motivo profondo che sta alle spalle, prima della nascita degli studi di futuro, ormai 70 anni fa, e poi della loro introduzione sistematica in molti contesti, nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole. Così. Ecco, le chiederei a questo punto di fare un piccolo passo di lato, giusto per aiutare un po' chi ci segue a comprendere meglio anche di cosa stiamo parlando, e volevo chiedere un po' come è arrivato lei a fare questo tipo di studi, che sembra un po' un tipo di disciplina un po' insolita, ecco, magari per chi non c'è già venuto a contatto. Che sia quindi insolita? Volevo chiedere quindi un po' come è arrivato a intraprendere questo tipo di studi, qual è la sua formazione, diciamo, personale. Allora, che sia insolito non c'è dubbio. Io ci sono arrivato per caso. Io sono, come dire, la mia formazione è quella del sociologo, come spesso mi capita di dire, del sociologo fallito, cioè mi sono laureato anche bene con la mia regolare lode, però non sono mai riuscito a fare sociologo. E allora mi sono messo a fare altre cose. In particolare ho fatto per gran parte della mia vita il filosofo, il peggior tipo di filosofo, ho fatto l'ontologo, cioè quello che studia le strutture fondamentali. Poi un 20 anni fa circa, partecipando a un convegno in Inghilterra, io andavo a presentare le idee di un matematico biologo, quindi delle cose molto tecniche, molto particolari. In quel convegno c'erano delle figure che facevano dei discorsi strani, di cui io non avevo mai sentito parlare precedentemente. C'erano dei futuristi. E per farla breve, a me è piaciuto quello che loro dicevano, a loro è piaciuto quello che io andavo a presentare, per cui c'è stata una forma di incontro felice. Tornato a casa, io a quel punto non sapevo nulla di studi di futuro, non avevo mai incontrato l'espressione studi di futuro, non avevo mai letto nulla di quelle tematiche, di quelle cose, non sapevo nulla dei metodi, eccetera. Cioè, non sapevo che esisteva una disciplina che si occupava sistematicamente di queste cose, però la cosa mi aveva incuriosito, quindi tornato a casa ho incominciato a leggere furiosamente tutto quello che trovavo. Ho anche inventato un corso clandestino nel senso che non era un corso ufficiale all'interno dell'università, ma per passaggio di parola fra gli studenti c'era la voce che il professor Poli teneva uno strani discorsi e serviva fondamentalmente a me per capire se ero in grado di fare un discorso ragionevole, perché non avevo mai insegnato quel tipo di tematiche. Ho visto che agli studenti piaceva un mondo, che io stesso riuscivo a fare dei discorsi ragionevoli, dopodiché quel corso clandestino è diventato un corso opzionale, poi è diventato un corso obbligatorio, poi è nato il master, eccetera, eccetera. E poi, come dire, è iniziata tutto quello che attualmente c'è adesso. Quindi, punto di partenza è stato il caso, un incontro fortuito con altri che avevano interessi di quel tipo. Se posso avere un merito, è stato quello di avere il coraggio di cambiare disciplina, cioè di mettermi a fare un altro lavoro. Non è che ho abbandonato o, come dire, ho smesso di fare le cose che facevo precedentemente, però ecco, probabilmente questo è quello che avrei avuto piacere di fare fin da piccolo se avessi saputo che esisteva un mondo di questo tipo.
l'ho fatto, è andato bene, ho ottenuto poi la cattedra UNESCO, insomma ci sono stati anche una serie di riconoscimenti, ma è nato tutto per caso. Ecco, questo forse è il punto importante. Una sottolineatura che forse è importante, ho capito dopo 30 anni, che vuol dire che sono abbastanza testone, perché non riuscivo a fare sociologo. E gli studi di futuro per me sono stati importanti proprio per aiutarmi a capirlo. Tutta la sociologia che io avevo studiato era rivolta al passato. Per carità, va benissimo. Non è che come dire, studiare le cose già trascorse sia un errore, tutt'altro. Però fra le righe avevo l'idea che una sociologia che si rifiutasse di affrontare i problemi in formazione, quindi i problemi che abbiamo davanti a noi, forse non svolge il suo ruolo autentico. Ecco, io non sapevo dirlo, ci ho messo tanti anni a capire che questo era il problema. Gli studi di futuro mi hanno aiutato a vederlo, ad acquisire nuovi strumenti e quindi a, come dire, riconciliarmi, se volete, con le mie origini. Chiarissimo professore, grazie mille perché questo spunto che ci dà adesso è, diciamo, molto interessante e le chiederei tra l'altro di approfondirlo. In particolare diciamo, collego a una domanda che volevo farle, c'è un intervento abbastanza virale, insomma, su internet, sui social, del professor Barbero, dove dice, un intervento in realtà che è tenuto in televisione, dove praticamente il professore dice che c'è una... nel Medioevo si guardavano appunto le visce degli animali, quelle degli uccelli, come lei stesso prima diceva, e oggi invece ci sono gli economisti. Fuori ovviamente da questa battuta, qual è il vostro scopo, o meglio, cosa distingue il suo approccio, l'approccio dei futurologi, se così possiamo chiamare, diciamo, rispetto invece a quello degli economisti generalmente intesi, oppure riprendendo quello che lei ha appena detto rispetto ai sociologi, insomma, se può magari approfondire un po' questo aspetto. Sì, certo. Noi preferiamo chiamarci futuristi invece che futurologi, ma è una questione di scelta. In italiano entrambi i termini sono accettabili. Allora, qual è la differenza? Ce ne sono tante in realtà. Il punto forse più importante da capire è che quell'accelerazione dei cambiamenti di cui parlavo precedentemente ha avuto una serie di conseguenze e una di queste conseguenze è riassumibile in una frase che a prima vista suonerà strana ma che poi spiego, ed è la seguente: le informazioni che vengono dal passato non sono più sufficienti per indicarci che cosa dobbiamo fare, quali sono le decisioni da prendere. Allora, questa frase strana, le informazioni che vengono dal passato, in realtà significa la nostra esperienza. E la nostra esperienza è qualcosa da cui nessuno vuole o può fare a meno. La nostra esperienza è quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo imparato, sono i successi, sono i fallimenti che abbiamo le nostre. È qualcosa di prezioso per la vita di ognuno di noi. Ecco, la nostra esperienza da sola non è più sufficiente. Quindi per prendere decisioni in un mondo che cambia sempre più velocemente è necessario fare qualcosa di diverso. È necessario, per così dire, ampliare la base informativa che usiamo per prendere decisioni. Ma se le informazioni che vengono dal passato non sono più sufficienti, dove altro andiamo a prendere le informazioni che mancano? Ecco dove nascono gli studi di futuro. Le informazioni che mancano e che non sono sufficienti per prendere decisioni, perché sono quelle che provengono da esperienza pregressa, ecco, le possiamo integrare andando a esplorare con metodi adeguati i futuri possibili. Come dicevo prima, i diversi modi in cui le cose possono cambiare. E usiamo queste informazioni nel processo decisionale. È come se stessi dicendo, noi adesso dobbiamo prendere delle decisioni, quali che siano, sono un'azienda, sono una pubblica amministrazione, sono anche una persona. Ok,
che deve ad esempio decidere quale università devo andare o quali tipi di scelte. Quindi vale sia per gli individui che per le organizzazioni di qualunque complessità. E ho, come dire, due fonti di informazioni. Ho le informazioni che vengono da dietro, dal passato, e qualcosa mi dicono. Non è che sono inutili o che devo buttarle via. Perché ho sempre detto, non sono sufficienti, non è che non servono. Svolgono un certo ruolo. Ma poi ho anche un altro gruppo di informazioni che sono il risultato degli esercizi di futuro che vado a svolgere. Quindi è come dicessi, io adesso, nel momento presente in cui devo prendere una decisione, uso due fonti di informazioni, quelle che ricavo dall'esperienza pregressa e quelle che ricavo dalle mie capacità di esplorare i futuri possibili. E avendo più informazioni, sono nelle condizioni di prendere potenzialmente delle decisioni migliori. Come lo si fa e in che modo? Solo uno o due aspetti. Poi c'è molto ovviamente su questo. Noi ad esempio, come professionisti, perché quando io parlo di futuristi, parlo di una nuova professione. E in effetti quello che AFI, l'Associazione dei Futuristi Italiani, di cui ho il piacere di essere il presidente, sta facendo, è di provare a far riconoscere questa professione dal Ministero dell'Economia. Ovviamente non una professione ordinistica, come può essere l'avvocato, il medico e così via, ma una professione di altro tipo, però pur sempre una professione, cioè qualcosa rispetto al quale si può acquisire appunto la professionalità, cioè le competenze, sia dal punto di vista della forma mentis, perché un avvocato parla in modo diverso da un medico e parla in un modo diverso da un ingegnere, cioè hanno imparato a ragionare in modi diversi, e questo è uno dei chiari segni della professionalità, sia rispetto agli strumenti che sono a disposizione. Dicevo, come si lavora? Due elementi fondamentali, anzi un elemento fondamentale con due caratteristiche. Io non lavoro mai con finestre temporali brevi, cioè io non faccio lavori di futuro a 6 mesi, a 1 anno, 2 anni, perché non serve a nulla. Perché quelle sono finestre operative, non sono finestre strategiche. Io lavoro tendenzialmente, cioè, dai 20 anni in su. E so benissimo, per carità, tanti che dicono ma non si può fare, non è credibile. Noi lo facciamo regolarmente, per cui, come dire, la prova nel budino, come dicono gli inglesi. Se si riesce a fare vuol dire che è qualcosa c'è. Ma perché lavorare con finestre lunghe? Questo è il motivo fondamentale che va capito. Ci sono due ragioni. La prima è che molti cambiamenti, se li guardo troppo vicini, cioè i prossimi 6 mesi o il prossimo anno, sono troppo piccoli per apparire significativi. Per capire cosa vogliono dire, devo andare abbastanza lontano per vederli, come dire, quando sono a tutto tondo, quando hanno reso visibile la loro capacità, il loro impatto, ciò di che possono diventare. Quindi guardare lontano mi aiuta a capire meglio che cosa potrebbe succedere. E ci sono 1000 esempi che si possono fare su questo. Il secondo motivo legato al perché è importante adottare una finestra temporale lunga è che mi dà tempo. Mi permette di prepararmi. Se io vedo un certo cambiamento in arrivo, posso chiedermi ma cosa fare per gestirlo. Se è un cambiamento negativo, magari per renderlo un pochino meno negativo. Se è un cambiamento positivo, per farmi trovare pronto. E ad esempio posso fare anche un ragionamento sulla mia organizzazione. Immaginiamo, non vale per nessuno, solo per la totalità delle aziende italiane, che la mia cultura aziendale sia bisognosa di qualche riaggiustamento per essere in grado di affrontare le novità in maturazione. Ma io una cultura aziendale non la cambio in 6 mesi, ma neanche in 1 anno. Se sono bravo e riesco a sviluppare un programma sistematico, magari in 5-6 anni di lavoro riesco a modificarla una cultura aziendale. Ecco perché è importante
guardare lontano, mi dai il tempo per provare a farmi trovare pronto, per fare in modo che io individuo, io organizzazione, ribadisco, non c'è differenza da quel punto di vista, sia pronto a gestire l'eventuale cambiamento. E questo è una grande differenza rispetto ad alcuni tratti della cultura italiana che per troppi decenni si è rinchiusa in quella che io chiamo la gabbia del presente, cioè nel prendere decisioni giorno per giorno. E vuol dire non andare da nessuna parte. Prendere decisioni giorno per giorno vuol dire un giorno decido così, il giorno dopo decido in una direzione opposta e praticamente è come la mosca attorno alla lampada che continua a girare a vuoto e non va da nessuna parte. Questo è stato uno dei grandi problemi dell'Italia per gli ultimi decenni e bisogna imparare a uscirne, bisogna riprendere ad avere visione, a dire io voglio andare da una certa parte. Ecco, gli studi di futuro, gli strumenti di futuro aiutano anche ad andare, appunto, ad affrontare il futuro in maniera più strutturata. Perfetto, grazie professore. Vorrei approfondire adesso quello, un po' quello che ci ha detto rispetto alla cultura italiana, però per farlo prima volevo un attimino spostare leggermente il focus rispetto a un elemento un po' di concretezza, cioè cercare un po' di farci capire magari da non prettamente addetti ai lavori. E per farlo volevo richiamare la dedica che lei fa nel suo ultimo libro a Aurelio Peccei e quindi volevo chiederle, cioè, nel senso, nella storia italiana ci sono dei casi appunto di visionari, persone che magari appunto in qualche modo avevano uno sguardo a 20 anni o più e che poi effettivamente hanno poi realizzato concretamente delle cose. Ecco, volevo chiedere innanzitutto, se su Peccei poteva dirci due parole, giusto per chi non conosce questa figura, insomma, per spiegare appunto ai più giovani di chi si tratta, e poi se aveva in mente qualche altro caso, in particolare nella storia italiana, insomma, che possa servire un po' per dare un'idea di concretezza rispetto a questo discorso che rischia di sembrare astratto. Peccei è stato un grande nei suoi tempi, lui è stato un manager della Fiat per tutta la vita. Manager di altissimo livello, è stato responsabile della Fiat in America del Sud, prima ancora in Cina. Ecco, non ha mai lavorato a Torino, o poco a Torino, era troppo creativo per stare a Torino. E da manager, quindi da persona che doveva prendere decisioni operative, concrete, giorno per giorno, negli anni 60 ancora, quindi tanto tempo fa, era arrivato a capire che le cose stavano andando in una direzione errata. Lui la chiamava la problematique globale. Cioè stava, come dire, aveva l'intuizione per l'esperienza di altissimo livello che ha avuto, che le cose non procedevano come avrebbero dovuto procedere. Però lui diceva, io sono un manager, non sono uno scienziato. Io vedo, io capisco, ho delle informazioni che mi aiutano che mi portano a pensare che le cose non stanno andando nella direzione giusta, però non ho gli strumenti per poterlo fare. Allora ha fondato il Club di Roma, che esiste ancora oggi. Il Club di Roma è un club a cui si partecipa solo su invito, piccolo, un centinaio di persone, a cui partecipano scienziati, a cui partecipano politici di altissimo livello e così via, che ha questo compito di fare dei ragionamenti complessivi su come sta andando il mondo. E una delle prime cose che il Club di Roma ha fatto è stato di incaricare alcuni studiosi che a quel tempo lavoravano all'MIT di Boston, di fare una cosa che già a dirla ancora oggi sembra quasi impossibile, cioè provare a costruire un modello del mondo, proprio per far vedere che c'è qualcosa di importante che non funziona. Allora, per farla breve, nel 72 i Meadows e altri collaboratori hanno pubblicato I limiti della crescita, un libro che è stato poi tradotto in tantissime lingue, compreso l'italiano, che ha venduto credo 10 milioni di copie, cioè un numero enorme di copie,
da cui emergeva alcune informazioni. Adesso ci vorrebbe un po' di tempo per descrivere esattamente come funziona e come è stato organizzato il libro, ma fondamentalmente loro, selezionando alcune variabili fondamentali, l'inquinamento, la produzione industriale, il cibo, la popolazione e così via, sono riusciti a far vedere che se le cose continuavano sulla strada che avevano presi, si sarebbe andati verso una crisi globale. Questo è il messaggio fondamentale. Per cui bisognava intervenire modificando qualcosa, ad esempio modificando il consumo di risorse non rinnovabili o modificando il livello di inquinamento e così via. Tutto quello che è successo dopo, quindi gli accordi sul clima, derivano da questo libro. Cioè, questo è stato l'antesignano che poi ha messo in moto una serie di processi, compresi gli accordi internazionali da Rio fino a Parigi, per intendersi, hanno tutti alle spalle questo primo lavoro fatto, cioè pubblicato negli anni, all'inizio degli anni 70, quindi in tempi ormai preistorici, verrebbe da dire, che ha fatto vedere che c'era qualcosa di importante che non funzionava. Poi si sono aggiunti ovviamente mille altri studi. Quindi Peccei è stato, come dire, quel lievito che ha permesso a tutti di rendersi conto che c'era qualcosa di importante nella dinamica complessiva delle situazioni che doveva essere rivisto. Poi sappiamo tutti che in questi decenni in realtà abbiamo forse fatto molto meno di quello che avrebbe dovuto essere fatto e che ci stiamo velocemente avvicinando a un periodo di non ritorno in cui quella crisi che era stata vista allora potrebbe effettivamente verificarsi. Ma questo poi casomai è colpa nostra, di chi poi le decisioni non le ha prese, pur sapendo che la direzione era problematica. Peccei è una figura, in realtà in Italia ce ne sono state tante di interessanti. Possiamo pensare a Olivetti, che in fondo c'è stato un periodo di cui ormai si è persa traccia, in cui l'Italia era all'avanguardia nell'industria informatica. Adesso non lo sa più nessuno, adesso esiste solo Silicon Valley, ma quando Olivetti lavorava, anni 60, anni 70, anni 80, poi vabbè non ce l'hanno fatta, ma l'Italia su molte, ci sono intere, anche interi come dire, tipi di computer che adesso sono obsoleti ovviamente perché sono stati progettati decenni fa, ma c'è stato un periodo in cui l'Italia era una delle punte di diamante dell'industria informatica. Poi, per una serie di ragioni, non apriamo adesso delle polemiche, questa supremazia l'abbiamo persa e l'abbiamo regalata ad altri. Immaginiamo cosa vorrebbe dire anche per il benessere del paese se fossimo riusciti a mantenere come dire, la capacità di essere fra i, non voglio dire i primi in assoluto, ma sicuramente nel gruppo di testa di coloro che governano l'innovazione. Un'altra figura interessante, più vicina al mio lavoro e tuttora vivente, è Eleonora Masini. Eleonora Masini è stata, è una sociologa ormai in pensione da tantissimi anni, che è stata presidente per due volte della Federazione Mondiale di Studi Futuro. E lei è la persona che per prima, ancora negli anni 80, ha portato qualche elemento di studi di futuro in Italia. Poi, per una serie di ragioni, non è riuscita, come dire, a farsi notare. È molto più nota in altri paesi che non all'interno del nostro territorio. Io umilmente mi sono messo sulle sue tracce, ho ripreso alcune delle cose che lei aveva fatto ben prima di me, ho provato a fare qualche passo in avanti. Quindi in realtà nel nostro paese di italiani che hanno fatto cose estremamente interessanti ce ne sono, solo che il paese si è fermato. Poi, quello che dicevo prima, la gabbia del presente, a un certo punto il paese non ha più avuto voglia di scommettere sul futuro, per mille ragioni, forse anche comprensibili, però è come se avessimo tirato i remi in barca. Abbiamo smesso di guardare avanti, abbiamo smesso di avere ambizioni, di voler essere nel gruppo dei migliori, dei più forti, e vabbè, insomma, abbiamo incominciato ad accumulare ritardi.
E adesso siamo nella situazione di dover, come dire, provare a rimettersi in movimento. Avessimo continuato a farlo per tutti i decenni passati, saremmo in una situazione migliore. Questa è la storia, così è andata. Sì, chiaro, infatti, guardare, diciamo, il latte versato, cioè camminare, diciamo, verso l'avanti guardando indietro, non è probabilmente il modo, cioè, meglio, il modo giusto probabilmente per andare a sbattere, insomma, nella migliore delle ipotesi. E, no, ecco, però appunto, come lei insomma, ha detto, cioè, comunque c'è stata, se non oggi, comunque c'è stata una cultura, diciamo, in Italia anche rispetto al futuro. Ne parlavamo prima dell'estate con un'altra intervista col professor Paolo Cellini della LUIS, per esempio, di alcune carenze effettive che ci sono e anche di quello che invece, cioè di come funziona magari l'ecosistema, per esempio, della Silicon Valley che lei citava prima. E mi spingerei a chiedere un po', diciamo, per evitare polemiche, insomma, non ha svisciato questo punto, però magari in termini più in positivo le vorrei chiedere che cosa magari servirebbe come strumenti istituzionali per fare questo, cioè, sia per rinnovare o comunque tornare a una cultura che non sia più imprigionata nella gabbia del presente, e anche, diciamo, proprio sul lato pratico, comunque appunto il vostro lavoro come futuristi cioè appunto è anche azione, insomma, lo dice spesso nei suoi interventi. Quindi cosa sarebbe necessario, insomma? Allora, a volte bisogna anche saper copiare. Non si può copiare gli esami, ovviamente, ma in molte altre situazioni della vita normale copiare forse è la cosa più veloce e intelligente che si possa fare. Allora, copiare cosa vuol dire in questo caso? C'è un numero enorme di istituzioni internazionali, e poi ne menziono alcune, che stanno assumendo futuristi e stanno costruendo gruppi di previsione strategica, come la chiamano loro. Quindi stanno andando esattamente nella direzione. Chi sono questi? Beh, Commissione Europea. La Commissione Europea ha un commissario allo Strategic Foresight. Ne avete mai sentito parlare? Si parla ovviamente, giustamente, correttamente, del commissario al Green Deal, del commissario alle politiche economiche, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo anche un commissario della Commissione Europea che si occupa esplicitamente di futuro. I giornali italiani non ne hanno mai parlato, perché non hanno mai capito che cosa fosse. C'è solo un mio articolo su Sole 24 Ore di qualche tempo fa, ma nessun altro ne ha parlato. L'OCSE è un gruppo di lavoro che si occupa di queste cose. La Croce Rossa, l'Interpol, il Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Sono istituzioni ovviamente molto diverse. È chiaro che l'Interpol fa delle cose molto diverse da quelle che fa la Croce Rossa o il Fondo Monetario, eccetera. Tutti loro stanno costruendo, hanno già costruito, unità di previsione strategica. Quasi tutti i governi europei hanno una unità dedicata di previsione strategica. Buona ultima è arrivata la Grecia 3 mesi fa, la Spagna l'ha fatto all'inizio di quest'anno, la Germania ormai sono diversi anni, la Finlandia ce l'ha da oltre 30 anni. Per cui. Noi no. Ecco cosa vuol dire copiare. Guardarsi anche attorno, vedere quello che fanno gli altri e dove ci sono delle buone pratiche, va bene, insomma, mica sempre bisogna inventare tutto ex novo, si possono anche riprendere attività che fanno altri e importarle anche da noi. Noi abbiamo bisogno che a livello di istituzione centrale, diciamo di governo, ci sia un gruppo che ha queste caratteristiche, in modo da influenzare le decisioni che vengono prese con uno sguardo più lungo. Quando Ursula von der Leyen ha deciso di dare a Maro Šefčovič la competenza per lo Strategic Foresight, nella sua lettera d'incarico, sono tutti documenti pubblici che trovate su internet, quindi non sto rivelando nessun segreto particolare, ma lei dice esplicitamente:
aiutare la Commissione a lavorare con uno sguardo più lungo. Ovviamente se ci sono crisi bisogna affrontarle giorno per giorno, ci mancherebbe altro, ma non è più sufficiente. Serve anche impostare delle politiche che guardino a 10, 20, 30, 40, 50 anni. E il lavoro di Maros, di Maros Šefčovič, è precisamente quello di aiutare la Commissione ad andare in questa direzione. Dovremmo farlo anche noi, ma dovremmo fare prima di tutto a livello ovviamente di amministrazione centrale, ma poi non si capisce perché le regioni, ad esempio, o le città metropolitane o altre realtà istituzionalmente ricche e complesse non possano dotarsi di strumenti simili. Quindi questo è un primo aspetto. Ovviamente la cosa si può ribadire anche per le aziende, la si può ribadire per le città. Cioè, si tratta di acquisire delle nuove competenze che aiutino a gestire i cambiamenti e soprattutto quelli che promettono di essere particolarmente importanti, se non addirittura pericolosi, se non si vedono con adeguato anticipo. Poi c'è un problema, ovviamente non basta dire faccio il contenitore, in quel contenitore bisogna metterci dei contenuti, quindi ci sono delle competenze da sviluppare. Io e i miei collaboratori, ad esempio, facciamo un numero enorme di corsi per la SNA, la Scuola della Pubblica Amministrazione, che vuol dire formare dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, in particolare a livello ministeriale, su queste nuove idee, in modo che abbiano degli strumenti nuovi. L'abbiamo fatto anche, ad esempio, con TSM, Trentino School of Management, abbiamo vinto anche il primo premio quest'anno dell'Associazione dei Formatori con un corso di futuro. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo. Ci dovrebbero essere molti più corsi accademici. Uno degli scandali, a mio giudizio, è il fatto che il master in previsione sociale, quello che da 10 anni ormai tengo a Trento, 10 anni, cioè adesso stiamo finendo l'ottava edizione, l'anno prossimo ci sarà la nona, quindi sono quasi 10 anni. Abbiamo introdotto queste cose quando nessuno ne parlava. Però qual è il problema? Che è l'unico in Italia. Se uno vuole acquisire questi strumenti non sa dove andare. L'unica possibilità a livello accademico è il master di Trento. Io dico ce ne dovrebbero essere 50, ma non perché devono fare le cose come le faccio io, ci mancherebbe altro. L'importante è che vengano forniti nuovi strumenti e si formi una classe dirigente più avanzata, più sofisticata. Questo è il nodo centrale. E questo dal punto di vista della formazione. Poi c'è il lavoro vero e proprio da fare con le organizzazioni. È più un lavoro di consulenza. Qui c'è Scopia che entra in gioco, che è una startup dell'Università di Trento, che queste cose le fa, come dire, quella che mette a terra, fa questo lavoro con, ad esempio, con le scuole. Quindi i laboratori di futuro in classe, una cosa che abbiamo inventato noi, ormai fatta con diverse migliaia di studenti, anche studenti piccoli. 11 anni, quindi prima media. Abbiamo fatto anche qualche esperimento nelle elementari, ma ancora pochi quelli. Proprio per portare fin dall'inizio anche le giovanissime generazioni nuovi strumenti in modo da metterle in grado di ragionare, di pensare, di usare meglio il futuro. Lavoro da fare ce n'è tantissimo, si sta facendo qualcosa, ce ne vorrebbe tanto di più. Chiaro, è molto molto interessante quello che ci ha appena raccontato e mi spingerei tra l'altro a chiedere un piccolo approfondimento su questo aspetto, nel senso che lei spesso giustamente insomma evidenzia come ci siano alcuni settori che hanno diciamo una scarsa propensione a guardare al futuro e tra questi cita spesso giustamente secondo me la formazione. E quindi quello che volevo chiedere è cosa, spesso, quando nei giornali, insomma, si tratta di questo tema, viene fuori ogni tanto, non so, la proposta, per esempio, di togliere lo studio delle guerre puniche, piuttosto che introdurre il coding, le lingue, eccetera. Chiaramente, non so, ecco, volevo innanzitutto chiedere cosa magari pensa di questo.
E poi chiedere anche che cosa servirebbe oggi sia per creare i lavoratori del futuro, appunto, sia anche dei cittadini, insomma, che Allora, affrontino, cioè, la società futura cioè siamo anche in un periodo di post-democrazia, spesso si usa questo termine, insomma, per definire un po' la crisi delle democrazie liberali degli ultimi, che hanno retto, diciamo, in Occidente nel dopoguerra, e quindi magari c'è anche una formazione che guardi a questo aspetto, potrebbe essere utile, però volevo chiedere magari qualche considerazione in merito. Innanzitutto sono due temi diversi. Uno riguarda la formazione, la scuola, l'altro riguarda il sistema politico. Magari li vediamo entrambi, però non sono direttamente collegati. Rispetto alla formazione, beh, in questi anni ci sono state moltissime proposte del tipo di più di questo o di meno di quello. Io credo che siano tutte sbagliate. Dico le cose in maniera molto franca, perché non è quello il problema. Innanzitutto, io credo che alle spalle ci debba essere un tipo di impostazione molto diversa. Io dico, quello che le diverse scuole dovrebbero fare è insegnare in particolare le materie rispetto a cui sono particolarmente brave. Hai un buon insegnante di matematica, fai più matematica. Hai un buon insegnante di storia, fai più storia. Cioè, quello che conta è fare le cose bene e che le scuole diventino diverse, in modo che poi i ragazzi e le ragazze possano scegliere la scuola che è più confacente alle loro necessità. Io voglio studiare più matematica, vado in una scuola in cui si fa più matematica, punto. Mi interessa di più la storia, vado da un'altra parte in cui so che se ne fa tanta di più. Noi dobbiamo smetterla con questa idea che le scuole devono essere tutte fotocopie l'uno dell'altra, a parte che non è vero che lo sono, ma è particolarmente pericolosa questa idea in un'epoca come la nostra in cui serve sviluppare competenze molto diversificate. Questa è la base. Però c'è una cosa ancora più profonda. Perché se andiamo a vedere, nel corso degli ultimi decenni ci sono state un numero enorme di riforme della scuola che non hanno cambiato la sostanza della cosa. Io credo che la maggior parte degli insegnanti faccia un buon lavoro. Io conosco tantissimi insegnanti che si impegnano allo spasimo per dare dei risultati. Eppure, questa idea che la scuola non riesca a fornire i lavoratori che le aziende richiedono, piccola parentesi, il compito della scuola non è solo fornire lavoratori, ma anche formare cittadini, chiusa parentesi, ma lasciamola da parte. Io credo che ci sia alle spalle un problema che non è mai stato affrontato ed è quello che fa fallire tutte le riforme della scuola. E il problema fondamentale è un problema di tipo organizzativo. E finché non si cambia quello, qualunque riforma si vada a fare, e sarò facile profeta, è destinata a fallire. Qual è sto problema? È l'organizzazione per classi. E uno può dire, e vabbè, e come altro vuoi organizzare una scuola? Proviamo a fare un ragionamento. L'organizzazione per classi ha un significato. Tutti alla stessa velocità. Chi è più lento viene espulso. Chi è più bravo gioca a battaglia navale, perlomeno ai miei tempi si giocava a battaglia, adesso ci saranno tante altre app che si possono usare per passare il tempo. Entrambi sono dei costi. È un costo espellere dei ragazzi perché i giovani stanno diventando una merce rara e quindi non possiamo più permetterci di perdere nessuno. È un costo per chi magari per qualche motivo è più veloce di altri nell'annoiarsi, nel perdere tempo. È un costo anche quello. Il tutti alla stessa velocità è la logica della catena di montaggio. Non c'è più nemmeno nelle fabbriche la catena di montaggio. L'abbiamo mantenuta nella scuola? E qui forse abbiamo perso il treno. C'è qualcosa di importante che ci è scappato di mano. Il tutti alla stessa velocità ha funzionato meravigliosamente bene. Quando si è trattato di trasformare una popolazione di contadini analfabeti in una popolazione di operai e impiegati alfabetizzati, allora ha fatto uno stupendo lavoro. Ma non siamo più in quella situazione. Siamo in una situazione diversa.
E quindi bisogna avere anche il coraggio di introdurre delle modalità organizzative interne alle scuole che abbiano altre caratteristiche. La beffa, io la chiamo beffa, anche se sarebbe una tragedia più che una beffa, è che le attuali norme permettono già adesso alle scuole che lo vogliano di introdurre novità organizzative, ma quasi nessuno lo fa. Però qua abbiamo un grande problema di ignoranza di come altrimenti si possa organizzare una scuola. E basta aprire gli occhi, esempi attorno a noi, in giro per il mondo, ne abbiamo dozzine di scuole che funzionano in modi radicalmente diversi da quelli che adottiamo noi. Quindi anche qua, al limite, si tratta di incominciare copiando. Non è un, come dire, non è che si perde la faccia. Se non si è in un esame, si può sempre copiare. E introdurre delle novità. Finché non si affronta questo problema organizzativo di fondo, la scuola continuerà a rimanere slegata dalle esigenze del contesto sociale in cui è inserita. E questa difficoltà diventerà progressivamente sempre maggiore, il che vuol dire che qualcun altro interverrà. Ora, se crediamo, come io credo, che sia importante, che sia significativo mantenere la scuola principalmente in un contesto pubblico, in una forma di diritto garantita a tutti, allora forse anche qua bisogna darsi una mossa e bisogna incominciare a fare qualcosa. I laboratori di futuro in classe sono uno dei tanti, delle tante novità che si possono realizzare. È un qualcosa che richiede una specifica formazione degli insegnanti, perché il laboratorio lo fa l'insegnante, perché lui o lei che conosce la sua classe, non lo facciamo noi. Noi formiamo gli insegnanti, gli diamo loro gli strumenti, gli spieghiamo come funziona il laboratorio. Lo si fa in circa 15 ore, quindi è qualcosa che non rovina la pianificazione didattica e lo si può fare praticamente in tutte le discipline. Quindi è uno strumento di una flessibilità enorme. Piace da morire ai ragazzi ed è uno strumento che dà risultati incredibilmente potenti all'interno dell'orientamento, cioè permette ai ragazzi di fare delle scelte molto più consapevoli. Poi un giorno, se volete, vi racconto anche come funziona il laboratorio. Democrazia. Allora, qua il discorso è abbastanza lungo e complesso, lo riassumo in due battute. La prima è che le democrazie occidentali sono vissute sul ceto medio, che è precisamente quel ceto, quella parte della società che potrebbe ridursi in modo drammatico per l'arrivo di nuove tecnologie, in particolare informatiche. Allora, una democrazia che non si basi sul ceto medio non sappiamo che cosa sia. Magari funziona, magari non funziona, però è sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo sperimentato nel corso del XX secolo. Il secondo elemento da tenere presente è che l'accelerazione sempre più intensa dei cambiamenti a cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento ha creato una frattura fra alcune parti della società che non ce la fanno più ad accelerare, a cambiare sempre più velocemente, e alcune parti che invece ce la fanno bene. La tecnologia e la finanza ovviamente appartengono all'ultimo settore. Al primo settore appartengono, guarda caso, la politica, guarda caso l'educazione, guarda caso il diritto. Tre nodi importanti che, insomma, immagino molti vorrebbero avere come garanzia. Sono tutti e tre entrati in apnea, sono tutti e tre entrati in crisi, perché funzionano tutti e tre, sia pure in modi diversificati, su idee del Settecento, grosso modo. E il Settecento, per carità, un'epoca meravigliosa, però non c'era l'elettricità e si andava a cavallo. Quindi insomma, un attimo di riaggiornamento forse è importante averlo. Sulla scuola ho detto quale potrebbe essere. Si tratta di modificare in modo radicale l'organizzazione interna. Anche per gli altri due
c'è un problema simile, anche se richiederebbe ben più tempo per essere analizzato, altrimenti il destino che altri, qualcun altro, qualcos'altro prenda il ruolo. Perché se abbiamo delle realtà organizzative che non funzionano troppo a lungo, è inevitabile che qualche tentazione sostitutiva da parte di altri di giocare quelle funzioni faccia capolino. E quindi se ci teniamo ad avere delle istituzioni con certe caratteristiche, forse conviene cominciare a discuterne. Chiaro. E proseguendo questo discorso che faceva, che è estremamente interessante, il Covid, la pandemia, insomma, è stato sicuramente un enorme, se vogliamo, acceleratore di futuro, nel senso che appunto cose che fino a 2 anni fa non erano, dico immaginabili, però sicuramente non erano ancora così diffuse dalla società. Penso, non so, al telelavoro, penso agli acquisti online, che diciamo che prima magari erano già diffusi, però non in una percentuale così alta della popolazione, piuttosto che insomma tutta una serie di cambiamenti che nel giro di pochi mesi sono entrati nelle nostre vite quotidiane. Ecco, cioè tutto questo sconvolgimento ha portato insomma anche i veri decisori, insomma senza diciamo scadere nel complottismo, però diciamo, un luogo diciamo di dibattito pubblico dove appunto i più grandi imprenditori del mondo e capi politici, come diciamo, si riuniscono annualmente, come il World Economic Forum, diciamo, proprio lo scorso gennaio, ha dedicato, cioè il titolo del summit era il grande reset. E anche il libro del fondatore Klaus Schwab, uscito l'anno scorso, riporta lo stesso titolo. Ecco, volevo chiedere, secondo lei, cioè, quanto c'è di visionario in quello che si sta elaborando in quelle sedi, e quanto invece c'è una certa confusione che regna anche lì, insomma, su come si svilupperanno le cose nei prossimi decenni? Bisogna vedere struttura per struttura, perché ovviamente ci sono molte differenze. Un elemento che tutti hanno visto e riconosciuto è che il Covid è stato un enorme acceleratore, e su questo, come dire, credo siamo tutti d'accordo. Il problema è se o fino a che punto eventualmente si torna indietro, perché alcune tendenze a non sfruttare fino in fondo anche la novità mi sembra che si possono individuare nella pubblica amministrazione o in altri settori. Quindi il problema, io credo, sia di capire che quello che abbiamo dovuto tutti fare in fretta e furia, perché non c'erano alternative, e che magari abbiamo fatto anche male, ma perché si stava imparando, come dire, sul momento. Ecco, si tratta casomai di fare dei ragionamenti di consolidamento. Un paio di riflessioni velocissime. Io non credo che il lavorare da casa sia smart working. Questo è una illusione, e credo sia un'illusione anche errata. Molte case hanno un unico tavolo e magari sono in smart working, in un falso smart working, sia i genitori che rispetto alla loro azienda, sia magari i figli rispetto alla scuola. Ecco, molte case non sono attrezzate, al di là del fatto che molti non hanno un numero adeguato di computer in casa. Ecco, ma soprattutto non è quello lo smart working. Quella è stata una risposta obbligata a una situazione di emergenza che ha fatto capire che si può lavorare anche in quel modo, perfetto, ma poi va organizzato su base strutturale. Bisogna mettere a disposizione le strutture per cui le persone possano lavorare senza dover fare magari un'ora da pendolare, un'ora e mezzo sul treno da pendolare, quindi devo avere magari delle strutture vicine a casa, ma devono essere delle strutture di lavoro, quindi con adeguate caratteristiche tecniche. E le stesse aziende e la pubblica amministrazione devono modificare
in maniera sistematica e non solo improvvisata o momentanea, i flussi di lavoro, i processi decisionali, in modo da rendere stabile una modalità di questo tipo. Credo sia molto, molto, come dire, sia molto lavoro da fare ancora su questo, in modo da capire come consolidare quella parte positiva dell'esperienza che è stata fatta. Che ci sono anche delle esperienze o delle componenti di questa esperienza che forse positive non sono, ad esempio un eccesso di ore di lavoro, che potrebbe e dovrebbe essere maggiormente controllato e regolamentato. Questo è un aspetto. Molte grandi istituzioni, il WEF è questo, beh, il WEF è più un'associazione che non un'istituzione. Comunque molti stanno provando a guardare in avanti. Una delle caratteristiche interessanti dei report del World Economic Forum, se andate a vedere ad esempio la serie degli ultimi 5 o 6 anni, sono report pubblici, quindi si possono scaricare gratuitamente, è interessante vedere come sono cambiate negli ultimi anni le priorità in termini di rischi percepiti. Il World Economic Forum lavora fondamentalmente per interviste, lo strumento è molto elementare, chiede a una serie di imprenditori quali sono i pericoli più importanti che vedono e poi ogni anno pubblica una serie di risultanze. Negli ultimi anni è emerso in modo assolutamente palese che i rischi dominanti sono sempre più quelli legati al cambiamento climatico in tutte le sue diverse articolazioni. Ovviamente nell'ultimo anno si è messo in mezzo il Covid, ma se andiamo a vedere la serie precedente è chiarissimo che, come dire, da metà graduatoria i rischi climatici sono progressivamente diventati i più quelli considerati più significativi. Questo è un cambiamento, mi sembra interessante e credo anche molto corretto. Ecco, su altre istituzioni bisognerebbe andare a vedere caso per caso cosa fanno e cosa non fanno. Dare un giudizio generico ovviamente è difficile, se non per quello che dicevo prima, che moltissime grandi istituzioni stanno assumendo futuristi. Quindi si sono rese conto, chi più, chi meno, chi in maniera più trasparente, chi in maniera ancora un po' confusa, ma tutte stanno andando in quella direzione. Ecco, questo è forse la novità di cui nel nostro paese ancora non c'è adeguata consapevolezza. Anche perché da noi queste cose non stanno ancora succedendo. Siamo, come dire, laggards, siamo ritardatari in questa accezione. Perfetto. Professore, la ringrazio tantissimo per il suo tempo. Come sa, insomma, avevo moltissime altre domande. Le chiederei però ancora qualche minuto di pazienza, se me lo può concedere, per le ultime due, diciamo, domande che volevo assolutamente porle. Allora, la prima riguarda le giovani generazioni, che, insomma, come tutti sappiamo, in Europa, ma in particolare in Italia, vivono la condizione, diciamo non molto felice di essere molto meno fortunati rispetto alle generazioni precedenti. Mi riferisco all'inserimento lavorativo, alla precarietà del luogo di lavoro, ai salari stessi, insomma, che in Italia sono scesi negli ultimi 30 anni, fortunato toccato nell'interno dell'OCSE. Ecco, chiaramente per guardare al futuro e immaginarlo, come anche la nostra associazione dice, c'è bisogno di mettere un po' da parte uno stato d'ansia, l'ansia per il futuro. Lei ha qualche suggerimento da dare? Allora, due o tre elementi. Primo, il livello di precarietà che ha caratterizzato le giovani generazioni in particolare è stato un errore drammatico delle associazioni datoriali. Per piccoli vantaggi momentanei hanno mandato al macero una, forse più di una generazione di giovani. Ecco, questo è un errore di cui non vedo, cioè, sarebbe anche opportuno che dicessero abbiamo fatto un errore. E non è così che si sviluppa una politica industriale di un paese avanzato come l'Italia. Ecco, mi pare che
questa consapevolezza non sia, e la, la convinzione di aver fatto una scelta drammaticamente errata ancora non ci sia. Ciò detto, io farei un ragionamento di questo tipo rispetto, rispetto ai giovani, in particolare ai giovanissimi, perché la tendenza di chi come me, che ha la barba bianca, quindi che ha un certo numero di primavere alle spalle, è spesso quella di formulare giudizi negativi sui comportamenti che non si capiscono dei giovani e dei giovanissimi. E io sicuramente non voglio dire che i giovani hanno sempre ragione. Non sono stato anch'io parecchio tempo fa e so benissimo quali sono le stupidaggini che si fanno. Quindi non è il problema. Quello che voglio dire è che i giovani non hanno sempre torto. E a volte, quando ci sono dei comportamenti che non capiamo, dobbiamo anche chiederci se per caso non sono loro ad aver ragione. Perché i giovani, soprattutto i giovanissimi, sono molto più future native di noi. Io il futuro lo posso capire con la mente, con la testa. Un giovane, un giovanissimo ce l'ha nelle viscere, lo sente di pelle. Magari non è in grado di spiegarlo quello che sente, però è molto più vicino al futuro, per così dire, di quanto non possa essere. Quindi credo che un primo aspetto sia quello di dare credito, dare fiducia. Anche quando ci sono comportamenti che non si vedono, prima di, come dire, usare la matita rossa, magari conviene fermarsi e riflettere. E magari c'è qualcosa da imparare anche per le altre generazioni. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto interessante, io, a mio giudizio, riguarda il calo di natalità. Come sappiamo tutti, l'Italia è un paese che fa pochi figli, ne fa sempre di meno. In realtà metà del mondo fa pochi figli, quindi non è che siamo soli da quel punto di vista. Ma il problema è che io credo che il comportamento delle giovani coppie nel non fare figli sia fondamentalmente razionale. Perché fare figli, mettiamola così, per fare un figlio non serve manodopera specializzata. Sappiamo tutti come si fa. Però per allevare un cittadino, quella è una fatica boia. È una faticaccia che dura decenni. Per carità, è qualcosa di meraviglioso, ma è una faticaccia. Allora, in una situazione come quella italiana, in cui non c'è una politica della famiglia, cioè non ci sono servizi a supporto della famiglia, in cui il lavoro spesso è precario, non fare figli è l'unica scelta razionale che ci può essere. Allora bisogna affrontare questi nodi. Bisogna che ci sia una vera politica della famiglia, come c'è in tanti altri paesi, non si capisce perché in Italia non la si possa fare. E bisogna smetterla, bisogna abolire la precarietà del lavoro. Bisogna fare in modo che le persone, i giovani in particolare, possano avere dei lavori degni di questo nome. E quindi, se ci sono da cambiare anche delle norme per fare in modo che questo succeda, credo sia assolutamente indispensabile farlo. Se si affrontano questi nodi, allora è possibile, non è una garanzia, ma è possibile che ci sia anche una ripresa del tasso di natalità, altrimenti continuerà a calare sempre di più. Scusate. Grazie, grazie mille professore. Ecco, giusto in chiusura, un'ultimissima domanda. Ecco, abbiamo parlato, lo ribadiamo, del suo libro edito dalla casa editrice Egea nel 2019, Lavorare con il futuro. Volevo chiederle, lo facciamo con tutti i nostri ospiti, se per chi volesse approfondire, insomma, questi temi, si poteva suggerirci una piccola, diciamo, bibliografia. Chiederei, così, giusto per raggruppare, un testo sui megatrend, diciamo, di questo periodo, uno sui futuri possibili e uno invece di metodologia. Il suo libro, diciamo, lo consiglio per primo, insomma, è molto utile, diciamo, proprio per capire i metodi che vengono utilizzati dai futurologi per approfondire questi temi, però appunto magari potrebbe suggerirci qualche altro testo, anche in lingua inglese, chiaramente immagino che
Allora, sì, il mio lavoro diciamo che è una introduzione agli studi di futuro, per cui queste tre componenti le include tutte quante. È ovviamente un primo passo. Poi state fuori. Ma io più che consigliare un singolo o un gruppo di lavori, suggerirei a chi è interessato di andare sul sito della Federazione Mondiale degli Studi di Futuro, World Future Studies Federation, perché contiene una banca dati immensa di letteratura, di esperimenti fatti, eccetera. Quello, suggerirei di partire da quella, navigare un attimo quel sito e si possono scaricare una quantità enorme di materiali che a seconda di quello a cui uno è interessato trova dei riferimenti enormi. Anche a livello di Commissione Europea, di JRC, che è il centro studi della Commissione Europea, ci sono parecchi luoghi in cui si trovano informazioni a camionate, cioè veramente c'è tanto. Cioè, navigare sul web credo che sia la cosa, anche se è una cosa banale ovviamente, però in questo caso forse è veramente la soluzione migliore. Ci sono le associazioni, si vede quello che presenta e poi ci sono anche riviste specializzate, alcune gratuite, altre meno. C'è Futures, c'è European Journal of Future Research, c'è il Journal of Future Studies, i nomi sono sempre quelli alla fine. Cioè c'è una serie di strumenti e di luoghi a cui guardare per vedere che cosa sta succedendo, quali sono le tematiche di cui i futuristi si stanno occupando, e molti di loro hanno anche delle possibilità di download importanti. Quindi questo secondo me è la via più ricca per poi farsi un'idea. Se poi servono dei suggerimenti invece tecnici molto più mirati, magari ne parliamo individualmente. Perfetto, professore, allora, la ringrazio ancora per tutto il tempo che ci ha dedicato oggi e niente, diamo appuntamento a tutti a seguire il canale e per i prossimi incontri e a seguire il professore, insomma, sui riferimenti che lui ci ha dato verbalmente, che aggiungeremo poi qui sotto nei commenti. Grazie ancora. A presto. Grazie a voi, arrivederci.